Lucca, match senza storia, superiorità quasi irridente, condizione atletica ma anche ordine tattico. La squadra sa stare in campo, corre con criterio nel recupero palla, le pressioni vengono fatte rispettando le distanze, tre reparti in fase di possesso, tutti coinvolti, nessuno escluso. L'imperativo, non guardare la classifica, per inciso, già straordinaria. Altro avversario, il Pontedera, altre insidie, altra partita, non significa mettere le mani avanti, è la legge dello sport. Dopo tre trasferte di fila, il Pescara torna finalmente all'Adriatico. Pellacani è diffidato, ma giocherà. Due i cambi previsti: Vergani al centro dell'attacco, Bentivegna per Cangiano. Il probabile 11, Plizzari tre pali, in difesa Staver, Brosco, Pellacani e Moruzzi. A centrocampo Balzania, squizzato, che sta crescendo in maniera esponenziale, da Gasso. Davanti Merola e Bentivegna a supporto di Vergani. Per contro il Pontedera, affidato da tre gare all'esperto Leonardo Menichini, 71 anni il prossimo 11 dicembre, storico vice della compianto Carletto Mazzone. Le cose sono migliorate nelle ultime due uscite, vittoria a Gubbio e pareggio in rimonta con Lentella. Secondo risultato utile, prima volta dall'inizio della stagione. Non è la stessa squadra dello scorso anno, non ci sono più giovani di qualità come Ignacchiti, Angori e Del Pupo. Ne sono arrivati altri come il portiere Tantalocchi dalla Sampdoria, la mezzala Sala dal Pisa e la punta Giacomo Corona dal Palermo, figlio di Giorgio, oltre 200 gol tra A, B, C1 e C2, con una esperienza mordi e fuggi proprio nel Pescara, appena tre presenze in Coppa Italia nella stagione 2001-2002. Tante le assenze, gli squalificati Italenga e Martinelli, gli infortunati Sarpa, Marrone, il belga Rasbeck e in extremis anche Ragazzu. Sistema di gioco 3-5-2, tra i pali Tantalocchi, in difesa Cerretti e Specie, prossimo alle 40 primavere e Guidi, sulle fasce Perretta e Ambrosini, in cabina di regia Ladinetti, Mezziali, Sala e Pietra, in attacco Ianesi e Giacomo Corona. Arbitra Luongo della sezione di Napoli, un solo incrocio con la Delfino ma particolarmente propizio. Pontedera Pescara 0-5 dicembre di un anno fa. Tre i confronti all'Adriatico Giovanni Cornacchia, 27 marzo 2022, il gioiello di Clemenza illude quasi allo scadere, il pari dei toscani, sponda di Bakayoko e prodezza di Mouton. 23 marzo 2024, debutto in panchina di Emmanuel Cascione, subentrato al dimissionario Bucaro, finisce 1-0, tapin vincente di Davide Merola. Pescara e Pontedera si ritrovano di fronte ai playoff, primo turno ad eliminazione diretta, sfortunatissima autorete di Milani, pari e sorpasso grazie a questa doppietta di Cuppone al 67esimo, azione personale e gran gol dell'italo argentino Isaias Del Pupo, 2-2. Biancazzurri avanti ma dopo 4 giorni eliminati dalla Juve Under 23 che sbanca l'Adriatico Giovanni Cornacchia, netta vittoria per 3-1.